Cosa fa un'italiana in Polonia? Scopriamolo subito. Dopo un bel panino per colazione, perché qui in Polonia la colazione tipica è appunto salata, e dopo aver coccolato tanti gattini e aver visto una casa tipica polacca, ovvero questa in video, ho cominciato a prepararmi, perché oggi avventura nel bosco! Mi hanno prestato questi panni e siamo pronti per andare nel bosco. Comunque capisco perché mi hanno dato queste scarpe. Siccome la mattina e anche i giorni precedenti aveva piovuto, il suolo era bagnato. Ma questo vuol dire anche che è il periodo perfetto per raccogliere i funghi. Ho trovato due romache che stanno facendo i figli. Una piccola rana. Com'è carina a me? Finalmente trovati. Ne ho trovati tre e poi un altro piccolino. Però mi raccomando, non avete i guanti, non toccateli, guardate prima sotto come sono. Se sono spugnosi, allora sono buoni. Se hanno tipo una specie di striscio, cioè se hanno tipo le striscette, non so come si dice termine tecnico, non prendeteli perché sono troionze, come si dice in italiano, pericolosi. Sono qui con un'esperta, quindi mi sto spiegando tutte queste cose. Guardate, deve essere, scusate le unghie ma me l'ha fatta mia cugina, deve essere spugnoso. Va l'esperta. Ciotka Benja? Benja. No, si taglia a metà? Navet nero bacebe. Ah, ha detto che non tiene neanche i vermi. Infatti. È anche duro, quindi è perfetto. Questo sotto è a strisce e non va bene. Ci sono tanti così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per altre curiosità sui viaggi.